Vending Show Paris è immancabile l'intervista al responsabile commerciale di Coges, l'azienda italiana con proprietà spagnola che si occupa di sistemi di pagamento, e lo facciamo con Daniele Ioriatti, il responsabile commerciale, per la prima volta su Vending TV. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. E allora, sono 5 anni che manca questa fiera, ci mancava proprio. Ci mancava, sì. Poi in un appuntamento così importante, in un mercato per il vending che è sicuramente uno dei più importanti, ci voleva ritornare, diciamo, a vedere tanta gente, a poter proporre delle soluzioni, a poter proporre delle novità, quindi ci sta assolutamente, siamo contenti di questo. Facciamo un cappelletto sulla tua figura professionale. 5 anni nel vending, 3 anni in Bianchi Vending, 2 anni in Coges. Ormai il vending cominci ad averlo nel DNA. Hai riassunto benissimo questi 5 anni interessantissimi che ho trascorso nel mondo del vending, e mi hanno permesso di vedere un po' le due facce. Una, la faccia dei costruttori. L'altra, la faccia, diciamo, dei produttori di sistemi di pagamento, che poi è riduttivo definirli così, in quanto, si sa, entriamo in un mondo di macchine connesse, di soluzioni sempre più avanzate, e quindi sì, diciamo che la figura, diciamo, è completa, e quindi sì, ho una certa esperienza, anche se gli anni non sono molti, soprattutto se consideriamo altri colleghi che sono nel giro, diciamo, da parecchio molto tempo rispetto a me. E allora, Daniele, non voglio metterti alla prova, ma ti invito a presentarci in un minuto quelle che sono le tante novità che in questa manifestazione andate ad esporre e proporre al mercato italiano e francese. Ma partirei, prima di vedere i prodotti, partirei sicuramente dalle novità organizzative. Ormai il mercato, diciamo, è stato informato e sa bene che da un anno più o meno Vendone è entrata a far parte del gruppo Ascoyen. Ha portato sicuramente un arricchimento del portafoglio con delle soluzioni che hanno reso completo, direi, il portafoglio del gruppo in termini di sistemi di pagamento e telemetria. Quindi passiamo dal puro cashless a poi soluzioni legate a ovviamente l'IoT, alla gestione della macchina da remoto, e quindi questo è un po' quello che ci siamo portati anche qui a Vending Paris come novità, quindi con prodotti connessi, ma senza dimenticare chiaramente la parte più tradizionale, più normale, passiamo, che è ancora comunque presente, quindi parlando di gettoniere rendiresto, parlando appunto di sistemi più standard per il mondo del vending. Quindi possiamo vantarci di avere adesso completato una gamma prodotto che, in base al progetto, in base alla locazione dove le macchine vanno a finire, è chiaro che abbiamo la risposta, ecco, la soluzione giusta. Ecco, ricordiamo che la soluzione di telemetria Vendon consente in modo assolutamente completo e molto economico di poter restare sempre in contatto con i distributori automatici da una stazione di testa, evidentemente, e con dei economicissimi abbonamenti, è così? Sì, chiaramente è previsto un abbonamento, in quanto si sta parlando di un servizio, ed è previsto anche un investimento, insomma, da un punto di vista proprio di hardware, però il pacchetto completo sicuramente è a un prezzo competitivo, così come la soluzione anche che viene offerta da Coges con Nebular, che soprattutto il mercato italiano, ma anche quello francese, conosce molto bene. E quindi diciamo che la sfida anche per il futuro sarà mettere insieme, e già ci stiamo lavorando per la verità, queste piattaforme, in modo da ottenere un prodotto completo da un punto di vista di IoT, di interazione con l'utente, di interazione con la macchina, di gestione quindi anche dell'attività dell'operatore a costi limitati, e che permetta di ottimizzare tutto quello che è l'attività appunto del vending, no? Quindi sì, questo è l'obiettivo.
È tanta roba, come si dice in gergo. Noi potremmo parlarne ancora per decine e decine e decine di minuti, ma ovviamente le nostre interviste sono sempre piuttosto stringate, veloci, dinamiche, proprio per andare a realizzare un minimo di comunicazione e eventualmente un approfondimento diretto con voi attraverso la comunicazione con posta elettronica. E dunque ti chiedo qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per avere maggiori informazioni e sulle soluzioni Coges e a questo punto anche quella Bendon. L'indirizzo è molto semplice, c'è coges@cogesspa.eu. Davvero più facile di così. Daniele, grazie. Noi ci rivedremo a questo punto, immagino, a Venditalia 2024. Grazie mille a voi e ci rivedremo senz'altro, assolutamente. Saremo presenti, avremo il nostro stand per presentare ulteriori novità che stanno sicuramente arrivando.